Si è tenuta questa mattina l'udienza nell'ambito dell'inchiesta sui grandi eventi al comune di Pescara, ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, cosa ha caratterizzato l'udienza odierna? Sì, un buongiorno a te Giuliola, un buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Beh, ricorderete l'inchiesta Grandi Eventi al comune di Pescara, scaturita dalle indagini della Procura nel luglio scorso e che vede tra gli imputati personaggi eccellenti come gli ex assessori Giacomo Occuzio e Simona Di Carlo, l'ex segretario cittadino del PD Moreno di Pietrantonio, alcuni imprenditori e una dirigente della ASL. Dicevi, quello che è emerso dall'udienza di questa mattina sostanzialmente è che gli avvocati di alcuni imputati, in particolare di Giacomo Cuzzi e di Moreno di Pietrantonio, hanno chiesto la revoca delle misure interdittive. In particolare Giacomo Cuzzi gli era impedito di venire a Pescara e il suo avvocato Gianfranco Iadecola ha sostenuto che il suo assistito deve comunque poter venire a Pescara perché sta svolgendo l'impiego di informatore medico scientifico e quindi questo non gli consente di svolgere regolarmente la sua attività. Una richiesta simile anche per Moreno di Pietrantonio, al quale la misura interdittiva gli vieta di contrattare con le pubbliche amministrazioni ed è ancora sotto sospensione dal lavoro. Anche in questo caso il suo avvocato, che vedete inquadrato, Anthony Agliano, ha chiesto la revoca delle misure interdittive. Stessa richiesta per un imprenditore, Andrea Cipolla, che non riesce più a lavorare e a svolgere regolarmente la sua attività. Non è stata chiesta nessuna revoca nei confronti di Simona Di Carlo perché lei ha già esaurito il suo contratto di lavoro con l'ufficio legale della ASL di Pescara. La prossima udienza l'11 giugno, altre due udienze in programma subito dopo per arrivare agli eventuali rinvii a giudizio per partire con il dibattimento vero e proprio di questa inchiesta che, lo ricordiamo, viaggia su due binari, quello dei grandi eventi a Pescara con gli amministratori pubblici che avrebbero favorito alcuni imprenditori, alcune agenzie contravvenendo al sistema di rotazione degli appalti, e l'altra vicenda riguarda i favori che Moreno di Pietrantonio avrebbe fatto all'allora assessore comunale Simona Di Carlo per inserirla nell'ufficio legale dell'ASL di Pescara. Queste le vicende in linea generale, senza entrare nel dettaglio. Staremo a vedere adesso le prossime udienze, ripetiamo, tre udienze ancora prima di arrivare agli eventuali rinvii a giudizio per gli otto imputati di questa inchiesta. Prima di lasciarti, Gigliola, ti ricordo l'appuntamento intanto con il bollettino dei contagi Covid in Abruzzo di oggi, ma poi anche un'interessante intervista in diretta social con Patrizio D'Artista, il neo direttore artistico del Teatro Caniglia di Sulmona, giovane musicista che sta preparando un cartellone di grande prestigio a partire da uno spettacolo con il grande Gabriele Lavia al Teatro Caniglia di Sulmona. Ne parleremo nel pomeriggio intorno alle 17:30. Per quanto mi riguarda è tutto, a te la linea, Gigliola.